Io vorrei fare delle serate a letture in cui si scelgono il libro da leggere insieme e poi di sera si fanno 3-4 capitoli a sera. Se piace alle persone si può continuare questa attività a lungo termine. Questo può essere sponsorizzato da dei poster, volantini con uno spot, per esempio la cultura nella lettura e altro. Fatti al computer e attaccarli con il permesso del comune sui muri appartenenti al comune oppure darli alle persone dicendogli di parlarne in giro. Ho pensato anche di assumere degli animatori per i ragazzi, insegnare ai ragazzi trucchi di magia e fare gli origami, scrivere poesie, costruire braccialetti, costruire un fumetto, disegnare, fare lezioni all'aperto. Io vorrei fare tante belle cose, tra lezioni all'aperto, film fuori e fare dei poster o cartelloni, anche dei picnic con cui far conoscere bene il posto, che così far frequentare di più. Aggiungere fiori, piante e molto altro ancora, per far diventare Via Cici un posto per tutti e non escludere nessuno. Aggiungere una sala da studio per studiare in compagnia nella natura. Io vorrei ridipingere i murales, mettere cose nuove, per esempio una piccola zona di cemento dove mettere giochi, reti da pallavolo, da calcio, eccetera. Mettere tavolini dove si potrebbe suonare, parlare, fare compiti, leggere libri e guardare film. E dopo tutto il murales potrebbe raccontare la storia di San Damiano o più storie. Dimitar Goshev, Alessandra Radu, Damasio Paolo. Io vorrei fare un torneo di calcio per chi non pensa di essere bravo a giocare e incoraggiarlo a giocare lo stesso, bravo o non bravo. L'importante è divertirsi tutti insieme a giocare. Questo per il divertimento di tutti e non solo ragazzi, ma anche adulti e bambini, per la passione che hanno al calcio. Soprattutto i ragazzi e bambini adulti con qualche disabilità di non poter praticare questo tipo di sport. Questo può aiutarli a sentirsi tutti uguali e non diversi. In Via Cici mi piacerebbe fare tornei di calcio, anche piccoli ma divertenti. I bambini grandi potrebbero insegnare i bambini piccoli. Dopo fare una merenda tutti insieme per fare amicizia, per scambiarci opinioni, per dare consigli per migliorare la nostra squadra e infine per stare bene insieme, senza le mascherine, e non essere condizionati per poter abbracciarci, darci a mano e salutarci per bene. Primo Cristofa, Gallo Alessandro, Davide Ciurusnok, Margiovanno Alessandro. Per il parco di Via Cici vorremmo proporre delle attività e dei cambiamenti per migliorarlo e renderlo un ambiente accogliente. Le attività vorremmo scegliere delle partite di pallavolo, aggiungere la rete, partite di calcio, gare di corsa. Sarebbe bello anche aggiungere un'area per cani dove mettere ciotole con acqua, crocchette e snack. Per le partite di pallavolo e di calcio ci dividiamo in squadre e giochiamo in modo leale e in amicizia. Sarebbe bello portare dei palloni da mettere in una cesta in modo che possano usarli tutti. Per le bici vorremmo aggiungere una specie di parcheggio dove posarle. Anche divertirci dividendoci in squadre e organizzando delle lotte, nascondendoci tra gli alberi. Per il parco di Via Cici vorremmo aggiungere dei fiori attorno agli alberi protetti da una piccola staccionata per proteggerli, delle panchine e dei tavoli dove la gente può sedersi, rilassarsi e fare uno spuntino dopo aver svolto le attività, delle reti di ferro attorno al campo da calcio per evitare che il pallone esca dal campo, un'altalena e uno scivolo piccoli, una carrucola abbastanza grande così i ragazzi possono divertirsi di più, un'insegna con scritto il nome di questo parco per farlo trovare ai cittadini. Sarebbe anche bello nominare un custode del parco che ogni tanto vada a curarlo e a pulirlo per tenerlo sempre bello. E se fossimo noi a turno? Nonostante questo parco richieda qualche modifica, rimane sempre uno dei migliori parchi di San Damiano, anche perché è molto accogliente, colorato e vivace. Roma Natascia, Bossotto Samuele, Dennis Pascu, Marika Sellere.
Giacomo Tarabra. Prima di tutto bisognerebbe far conoscere il parco. Noi non c'eravamo mai stati e come noi tante altre persone di San Damiano. Si potrebbero fare dei volantini per invitare la gente ad andare al parco con gli orari, le regole, i giochi e gli spettacoli o i tornei sportivi che si possono trovare al parco. Si potrebbero distribuire nelle scuole a tutti i bambini, nei negozi e far girare sui social. Visto che poche persone conoscono il parco, bisognerebbe mettere un manifesto colorato, magari di plastica, che resista alla pioggia, in via Roma, che indichi con delle frecce alla gente dove è il parco. Ci vorrebbero dei pannelli con le regole di alcuni giochi che si possono fare al parco insieme agli amici, ad esempio nascondino, strega tocca colore o calcio, visto che ci sono anche due porte da calcio. I disegni stampati sui cartelloni potrebbero essere fatti dai bambini delle elementari. C'è una giostrina che si potrebbe ridipingere, ma servirebbero altri giochi per i più piccoli, come uno scivolo e una piccola pista da skateboard per i più grandi, oltre alla pista per il pattinaggio. Per giocare, fare i compiti o merenda si potrebbero mettere altre panchine, tavoli e creare un'area picnic. Secondo noi sarebbe una bella idea che fossimo noi i custodi, controllare che non si rovinino le cose e alla sera potremmo ripassare se non c'è qualche festa. Per sentire le idee di tutti si potrebbero mettere nel parco una scatola tipo buca delle lettere con dei cartoncini vicini. Chi vuole può così scrivere su un cartoncino il proprio nome e delle proposte o idee per abbellire e rendere migliore il parco e imbucarlo. Alice Damasio, Paolo Franco, Camilla Bruno, Sorba Elisabetta. La nostra idea per il parco di Via Cici è quella di rinnovarlo e aggiungere nuove attrezzature per far sì che sia più funzionale e attraente per la gente. Per renderlo più bello esteticamente vorremmo introdurre piante, fiori e sentieri che decorano un po' il parco. Le nuove attrezzature potrebbero essere mezzi di trasporto a disposizione di tutti, come monopattini e biciclette, per favorire gli spostamenti nei dintorni del parco, che ovviamente devono essere riportati indietro. Infatti i mezzi di trasporto sono gratuiti e vengono pagati solamente se sono danneggiati. Potremo mettere anche palloni per tutti e magari aggiungere retta da pallavolo, ma essendo che c'è poco spazio, aggiungere un canestro. Per rendere più ordinato il parco metterei bidone della spazzatura e qualche panchina. Visto che c'è una pista da pattinaggio, si potrebbero mettere dei pattini così da utilizzare la pista che al momento non è operata. Per inaugurare il parco potremmo organizzare una festa per dare inizio ad una nuova vita al parco. Aurora Onera, Aurora Amato, Negar Miranda, Torque Martina. Io e i miei compagni abbiamo pensato di modificare qualcosa del parco Via Cici. Abbiamo pensato di aggiungere delle cose come un'altalena, uno scivolo, un'area da picnic e delle piante. Abbiamo pensato di organizzare delle partite di calcio o pallavolo, organizzare dei giorni per fare dei compiti assieme agli amici o fare merenda. Pensiamo che sia meglio aggiungere un custode che controlli tutto il parco per evitare persone che fanno brutte cose, per esempio fumare o vandalizzare il parco. Secondo noi è meglio aggiungere un cartello al fondo della via per sapere meglio dove si trova il parco. Secondo noi, per fare conoscere meglio questo parco, sarebbe bello fare dei volantini per pubblicità al parco, dato che è un po' nascosto. Gattuso Laris, Bianchi Briseide, Grande Chiara, Priscornita Gloria.